la prima impressione che fa l'ospedale quando riceve delle famiglie che arrivano da molto lontano perché proprio nei propri paesi d'origine non riescono a trovare le cure adatte ai propri figli è quella di rappresentare come un biglietto da visita per l'ospedale, ossia dire noi siamo qua e vi accogliamo come qualsiasi altra famiglia. E un'altra cosa che è importante è a trovare un modo che il paziente si può affidare a me, perché in un senso sono io la sua voce e devo parlare come si sente lui, devo tradurre come si sente lui. La cultura è molto importante perché ci sono delle cose che non passano solo attraverso delle spiegazioni di tipo scientifico, ma vi sono anche dei bisogni anche di tipo più pratico, più pragmatico, più anche di superare alcune difficoltà quotidiane. Non ci si ferma solo appunto all'aspetto delle cure, diciamo quelle che hanno a che fare con la medicina nel senso più stretto del termine. Si va a approfondire il legame, a dare un'accoglienza molto più da vicino a queste persone, che diciamo dallo stato di smarrimento iniziale iniziano a sentirsi un po' più a casa propria. Ci sono momenti dove le emozioni sono alti, specialmente quando devi dire una cosa che non è buona, perché là vedi che la difficoltà a dire una cosa così a una persona che non la conosci veramente bene. Ma ci sono anche i momenti quando tutto andrà bene, che c'è il piacere, c'è la felicità, e questo per me è molto importante. Lo faccio con molta passione e nel tempo, benché all'inizio è stata molto molto dura, vi posso assicurare, questo mettersi appunto ogni giorno quasi accanto al dolore più puro, forse quello più vero che ci possa essere quando ci si trova con malattie molto molto importanti e difficili da contrastare, no? Però pian pianino arrivano delle piccole gratificazioni e soddisfazioni, si sa che per quel poco, quella goccia nell'oceano, qualcosa di diciamo reale, che abbia un senso di supporto, di solidarietà, sia arrivata, sia stata svolta. Ecco, completa parecchio chi appunto svolge la propria professione, il proprio lavoro in questo modo, mettendoci tutta se stessa, tutta l'anima, il cuore. Qua sì, questo succede.